ritornelli. Quante emozioni fatte di canzoni. Buongiorno, buonasera, buongiorno. Buongiorno, buonasera, buongiorno. Auguri, buon compleanno di cuore. Grazie, grazie. Io te li canto come sempre. Sì. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Luciano Nelli, tanti auguri dal Ritornelli. Oh, che bella, questa ho voluto cambiare. Grazie, insomma, grazie. Sempre i soliti auguri. Ho ricevuto davvero tantissimi messaggi, tantissimi. Ora con questa cosa di Facebook che ti arrivano, me ne sono arrivati una marea, quindi vi ringrazio veramente tutti. L'ho già fatto attraverso Facebook, ma lo rifarò e lo faccio anche in televisione. Grazie, grazie davvero. Ho ricevuto tanti regali e il regalo più bello è proprio quello di sapere che ho tanti amici così tanto che mi vogliono, tanto pubblico, affetto che mi vero. Vogliono bene. Grazie, grazie davvero. Proseguiamo con i ritornelli, sennò qua ci fermiamo, stellare. Ci fermiamo, ci emozioniamo e non va bene. Dai. Ed arriva una prigioniera ma innamorata. A vai. Cantarla è la bella voce di Fabio Cozzani. E vai, vai Fabio. Triste, ignorata, dimenticata, lasciando che il ricordo dentro al cuore tuo scrivesse dolce poesia. Innamorata, ero l'unico amore, tu mi hai detto piangendo. Arriva il sogno italiano direttamente da Varese. Come si dice un varesotto? Varesotto. È un'orchestra varesotta. Varesotta. Come io che sono varesotta di anche te sei varesotta. Sei milanese varesotta. Beh. Sì. Comunque più milanese che varesotta. Dai. È vero. Ormai più toscano. Allora, sono il sogno italiano che ci fanno ascoltare. Non mi arrenderò. Vai. Giorni d'estate, notti umide, le coincidenze come virgole. Scossa dietro ai miei limiti, annegai della mia triste realtà. Ma adesso il vento non temo più, se cerco un senso alla vita arrivo alla follia. Slegando le mie ali qua giù, io sono pronta a volare.
sai fa? E allora vediamo un po' chi hanno scoperto oggi, Nina e Gianni. Tu che sai fa? Tu che sai fa? Tu che sai fa? Che sai fa? E adesso, signori, momento top di questa trasmissione, io faccio così, capirete fra poco perché, prendiamo posto, intervista con l'artista. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Intervista con l'artista, signori, non ci crederete, quale piacere, quale onore, Luciano Nelli qui nel giorno del suo compleanno. Ma grazie, grazie. Poi devo dire una cosa, Paola, devo dire che mi ha fatto l'auguri Marilyn Monroe. Capito? Tra l'altro non è proprio Marilyn, è tornata appunto, in vita per è Lisa Mori, la carissima amica Lisa Mori, che si trasforma in Marilyn Monroe. Ora però devo dire, vabbè, il mio compleanno, quindi grazie, veramente grazie di avermi fatto gli auguri, ma... siccome Marilyn Monroe le fece un annetto prima che poi spararono a Kennedy, speriamo che non sparino anche a me, insomma, ecco. Facciamo scherzo, i dovuti dai. Scongiuri Vabbè. E iniziamo invece la tua lunga storia, perché Luciano Nelli, storia artistica, nasce come enfant prodige. Tu eri un bambino prodigio, hai iniziato da piccolissimo e avevi già velleità però comunque molto manageriali, no? Perché cosa combinavi da piccolo quando cantavi? Mi facevo già pagare quando avevo 3 anni, in qualche modo. Però è sempre stata una cosa che mi ha affascinato, la musica, e devo dire che ho scritto le mie prime canzoni che avevo 12-13 anni, ed è stato insomma poi... lei mi chieda le cose Allora, tutto il nostro pubblico ormai lo sa che tu comunque ti sei fin da piccolo seriamente impegnato anche nello studio della musica. Certamente, questo è importante, quindi certo. Il tuo primo strumento? Pianoforte. Sì. E chi ti ha spinto ad andare a lezioni? Perché da piccoli in genere si pensa al calcio, soprattutto un maschio, non un ragazzo. Allora, la storia è nata così, che mia madre mi ha mandato a scuola di pianoforte e ci sono andato per 7 anni, pensate. Però di nascosto mi ero fatto comprare una batteria da mia zia che mi seguiva in tutte le mie cose. Mia zia è stata una cosa straordinaria nella mia vita. Era complice, forse, anche artisticamente. E mi comprò una batteria, e da iniziare a suonare la batteria. Poi diciamo, io suono diversi strumenti malissimo. Ma svegliamo anche per gli addetti ai lavori che Luciano Nelli è ambidestro, perché ha montato la batteria. È vero, la prima cosa, siccome arrivò la fotografia di questa batteria, a volte le foto sono al contrario, l'hai visto? Io la montai al contrario e iniziai senza studio, poi dopo anche studiato. Però senza studio iniziai a suonarla così e la suonavo al contrario, quindi la suonavo come fossi un mancino, invece la suonavo
normalmente. Questo però ti è servito anche nella vita, mi è servito, no? Perché poi dopo quando ho girato ho detto Capri come sono bravo, ecco, è molto più semplice forse, sì. Tutti quelli che si sono avvicinati all'arte in qualche modo o avevano magari un familiare che già militava nel mondo artistico, è vero, o sì. Magari no, tu nel tuo caso familiari no, papà sì, e mamma no. No, papà e mamma no, ma avevo un cugino, ecco, che suonava la chitarra e io gli andavo a rompere le scatole tutti i giorni perché volevo cantare. Il cugino Alfio. Alfio, che mi accompagnava con la chitarra, e quindi facevamo queste cose così. Infatti è vero che le prime cose, le prime uscite proprio come gruppo, ma da ragazzini, io avevo... Lui era più grande di me, ma insomma io avevo 11 anni, 12 anni, una cosa così, e abbiamo fatto le prime cose, e tant'è vero che c'era un gruppo che poi di ragazzi nella zona di Marina di Pisa, da quelle parti lì, e un giorno mi dissero, ma tu quanto, cosa sai suonare? Dico, ma io veramente suonerei il pianoforte, noi non abbiamo bisogno di un batterista, io suono la batteria, ecco, non l'avevo mai suonata. Tutto fare. Però cominciare. Quindi l'inizio è stato lì. Sì. E se invece ti dico Arcobaleno, Rainbow? Arcobaleno poi è stata una cosa grandiosa perché ho fondato il gruppo, un gruppo che ha avuto un grande successo, un contratto grosso con la RCA, con la quale subito abbiamo fatto un LP ed è stato un grande, grande successo, al punto che questa canzone abbiamo preso addirittura un disco d'oro. Contributo, sai Luciano, adesso vediamo, questo è il disco d'oro. E per ricevere un disco d'oro in quegli anni, perché ci volevano siamo negli anni 70 all'incirca. Ci volevano, sì, 72-73, sì. Ci volevano 3 milioni di dischi venduti. Ecco. Ma noi di questo disco, tra l'altro, credo che fosse qualcosa come 15 milioni, perché abbiamo venduto in tutto il Sud America e in tutti i paesi di lingua latina. Escludendo la Spagna, successo. Ma in tutta l'America Latina, Venezuela, che ne so, Uruguay, Paraguay, Perù, dappertutto. È stato un grande successo, una grande soddisfazione. C'è stato un grandissimo impresario. Io feci un concorso per cantautori alla Bussola di Bernardini. Ci fu Bernardini che mi disse: tu farai tanta strada. Infatti, facciamo ancora. Continuiamo a farne tanta. E ci fu Pino Moschini, questo impresario favoloso di Firenze, che ingaggiò il mio gruppo e ci comprò tutto, ci comprò un organo Hammond, ci comprò il furgone, spese un mare di soldi, però l'ha ripresi tutti. Sicuramente. Investì molto su di noi perché ci credeva. Non so se tutti i telespettatori sanno che Luciano Nelli ha un volto rubato. Ai fotoromanzi anche al cinema, la televisione non solo, ma anche al cinema. Anche al cinema, sì. Noi abbiamo un estratto datato 1972 in cui tu sei un attore. Qui abbiamo, io vedo Shalala Shibidi. Ah no, è una canzone che faceva parte di un album. In quel caso lì io non sono un attore, sono uno del gruppo. Quindi c'è proprio il mio gruppo che suona. Quindi reciti la parte di me stesso. Recitavo la parte di me stesso. C'è questa ragazza che viene innamorata. Cioè ora è inutile spiegare il film, lei è innamorata di me, viene lì, però c'è un fotografo che gli fa le fotografie e alla fine va via col fotografo. No, fregato dal fotografo. Vabbè, comunque anche fotoromanzi. Era più bello di me. Qualche particina anche in film importanti. Sì, insomma. Sicuramente qualche cameo, qualche comparsata importante. E se invece ti dico un altro importantissimo titolo, se non ti avessi, ti inventerei, insomma, no? Che poi è stata riproposta più volte. Noi ne abbiamo, penso, una versione qua proprio dalla famosa capannina. Sì. Che ti vede in un vintage Luciano Nelli. A quel tempo non è che si facevano molto spesso i filmati, anzi era molto difficile, come per esempio le foto, adesso dovunque vai 30, 40, 50 foto, invece a quel tempo c'erano, magari ne facevi una, vero, forse. Vero, non c'era il social. E lo stesso vale per le televisioni, per esempio quello che abbiamo visto prima che riguarda l'Argentina, sì. È un piccolo pezzettino che fa parte appunto di un film. Datato 72. Datato 72, 73. Dagli archivi importanti. Mentre questo filmato di Ti inventerei, che è una delle canzoni che mi ha dato e continua a darmi così tanta soddisfazione perché è stata incisa in tantissime lingue e continuano le persone a chiedermi le basi, la partitura, il testo, insomma, eccetera, anche adesso. È vero, in tutte le serate. Ed è un riempimento straordinario, in tutte le serate la faccio. E questa devo ringraziare Moriano Micheli, tra l'altro, che salutiamo, che è il titolare di Teleidea.
E proprio lui mi fece questo special dalla capannina di Chianciano Terme, dove c'è per la prima volta completamente live, a quel tempo non esisteva il playback, a quel tempo, completamente live, e che c'era appunto questa Se non ti avessi, ed eccola qua. Quindi per tutti gli amici telespettatori, l'intervista di Luciano Nelli per gli amici, soprattutto per gli amici di Teleidea, sì, ovviamente senza trascurare tutti gli altri, ma gli amici di Teleidea e soprattutto l'amico Moriano, che è stato uno dei primi, una delle prime cose. L'artefice di questo video, di questo sicuramente. Bel video. Sì, quindi, grazie allora Moriano. Eremo ragazzini ancora, comunque, ma lo se siete non ti avessi, tuttora, lo siete tuttora. Luciano Nelli, ancora auguri. Grazie. Se non ti avessi io ti metterei il giorno senza te, non passa mai, e ad ogni alba nuova che nascerà il mio amore per te crescerà. E via gli sgabelli, via tutto, siamo tornati a fare, sì, dai, i, dai, i semplici, dai. I semplici conduttori. Vabbè, dai, mi volete fare emozionare, che bello, ma non è finita, ma non è finita, eh. Dai, vabbè, ecco. Jukebox Daddy, che vediamo chi c'è, okay. Che cosa ci scrive oggi. Per il giorno del tuo compleanno, una canzone di... Del significato inequivocabile, La ciulata. Vabbè, secondo la me si tratta di Drudi e Omar Lambertini. Sì, infatti, la richiesta da Rimini Silvio, che la vuole dedicare a Barbara. Ah, meno male, chiedo, meno male che non la dedica Silvio, perché la dedica a Barbara La ciulata? Perché si vede che Barbara c'ha un bel ciuletto. Eccolo là. Quindi per il compleanno di Luciano Nelli pure La ciulata ci stava. Noi la accendiamo, l'hai richiesta tu Silvio. Barbara, prendila un po' come credi, insomma. Jukebox. La ciulata. Dedicato a te. Una sera ballando su un playa, una cica un po' gaia mi disse: che fai? Sto imparando a ballare la cumbia, buttati rumba e sculetta con me. È arrivata poi la thailandese che senza pretese energia ci dà una bomba che esplode e rimbomba con tanta allegria e felicità. Ciulada, ciulada, ciulada e caffè, è questa la cumbia che ballo con te. Ciulada, ciulada, no problem per me, e mentre tu sudi mi piaci per tre. Aio, 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 ciulada. Aio, 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 ciulada. Aio, 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 ciulada. Aio, 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 ciulada.
ciulada, ciulada e caffè. È questa la cumbia che ballo con te. Ciulada, ciulada, no problem per me. E mentre tu sudi, mi piaci per tre. Ciulada, ciulada, ciulada e caffè. È questa la cumbia che ballo con te. Ciulada, ciulada, no problem. Lo stai mimando molto bene. È uno degli ultimi videoclip di Paolo Bertoli, che va anche lui a cavallo. A cavallo, vai Paolo Bertoli da Bedonia. Luciano, siamo pronti a stappare la bottiglia del migliore champagne. È tutto il giorno che stappiamo bottiglie, quindi ci prepariamo per la cena. Ci prepariamo per la grande cena qui all'Orcino, alla grande, dove ci si sta veramente veramente molto bene. Quindi ringraziamo veramente la signora Giuliana, ringrazio te Paola per la bella intervista. Non è finita qua, Luciano. No, ti aspetto al Marco domani e dopodomani. Non mi emozionare troppo, io sono avvezzo a stare dall'altra parte. Comunque, grazie davvero di nuovo e domani vi diremo la canzone regina del mese di gennaio. Chi vuole può votare anche oggi, perché per correttezza è il 31 di gennaio, quindi ultime votazioni oggi ai numeri che vedete in sovraimpressione. Da Luciano Nelli e da Paola, ci vediamo domani con Ritornelli. Buon compleanno ancora. Grazie. Quanti ritornelli, quante emozioni fatte di canzoni.